So, ragazzuoli, buonasera, buonasera da Antonio della Svizzera, dunque da Frazzi, dunque la partita Juve-Napoli è finita, dunque la partita infinita è finita, dunque meno male, dunque ce la siamo levati dalle palle dopo 2 volte che l'hanno rinvinata, 3-0 a tavolini, tolti i tavolini, ed è finita, finita, meno male, 2-1, finisce qua. E adesso andiamo avanti. Dunque, terzo posto. Dunque, adesso continuiamo. Dunque, le ultime partite, a meno di fare bene le ultime partite. Adesso il Napoli ce l'abbiamo al quinto posto, però ricordiamoci, se arriviamo in pari punti con il Napoli, lo scontro diretto va al Napoli, grazie al gol che hanno segnato, grazie al rigorino regalato a Insigne. Dunque, la Juve batte il Napoli 2-1, gol di Ronaldo al 13esimo, poi il raddoppiato Dybala al 70-75esimo all'incirca. Quello era. Poi Insigne all'88esimo, accorcia. 2-1, dunque la Juventus nel primo tempo ha avuto altre palle gol per segnare. Poi c'è stato un rigore clamoroso non dato su Chiesa, che poi ce n'era anche un altro sul giocatore del Napoli, bisogna anche dirlo. C'è stato un tocco in aria che l'arbitro ha sorvolato. Forse, dunque, forse si è reso conto dell'errore fatto prima, ne ha fatto un altro dopo. Dunque, 2 rigori non visti dall'arbitro. Dunque, arbitro un po' strano stasera. Dunque, però, la Juve porta a casa i 3 punti, era importante. La Juve avanza, dunque, va al terzo posto, a un punto dal Milan. Adesso c'è il Genova domenica. Vediamo cosa facciamo con il Genova. Dunque. Però stiamo con i piedi per terra, che non abbiamo fatto nulla, diciamo. La Champions è sempre l'obiettivo numero uno. Vediamo dove arriva. Forse il culo se l'è salvato stasera, Pirlo, però ancora per Pirlo. Non è che è fuori pericolo, per essere sinceri. Però, insomma, è una partita, una lezione di fiducia questa 2-1. E mo stiamo a vedere le prossime partite. Adesso partendo dal Genoa. Vediamo, 3 punti e poi c'è l'Atalanta domenica prossima. Vediamo, non questa, la prossima c'è l'Atalanta Juve. Vediamo ragazzi, io vi saluto, iscrivetevi dunque al canale mio, Frazio Antonio, dunque, Juventina Bianconera. No, Frazio Antonio Passone Juventus, Frazio Antonio Juventina Cuore Bianconero, Franchi 68, poi c'è. Poi c'è dunque il sito web che stiamo mettendo in atto. Scrivetevi anche qua al sito web www.passionejuventus.de, sempre viene aggiornato dunque ogni giorno da Frankie 68. Poi si vedrà in futuro. Al momento ho bloccato un po' tutte le live di sera, dunque poi vediamo cosa uscirà. Prossimamente, adesso al momento non sto facendo live di sera, no, sto facendo solo di mattina. Poi vediamo se ci saranno le live anche in serata. Dunque, il lunedì e il giovedì, vediamo. Con gli Juventini in Svizzera ancora dobbiamo parlare cosa vogliamo fare. Ancora, perché Franky non c'è, 68 per la figlia, perché studia, e vediamo poi. Cosa succederà dopo? Un saluto a tutti, intanto sempre Forza Juventus.